Benedici quanti transiteranno per questa strada. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questo luogo, su quanto vi hanno lavorato e vi transiteranno, e vi rimanga per sempre. Amen. Amen. Via! Bene. Credo che quest'opera si sia dimostrata una scommessa vincente, perché non solo ha migliorato la viabilità in questo territorio, non solo per il comune di Bagnari, ma per tutta l'Alta Valle Stafora dell'Alto Oltrepò, anche perché sono stati messi in sicurezza alcuni tratti molto pericolosi. L'opera complessivamente è costata 8 milioni di euro. Questi fondi oggi sono azzerati, per cui opere di questo genere non sono purtroppo neanche più ipotizzabili. Ma non abbiamo neanche più i 12 milioni di euro per la manutenzione ordinaria. Ricordo che oggi per la manutenzione ordinaria abbiamo potuto mettere a bilancio circa 260 mila euro. L'affiancamento con la sedime della prossima pista ciclabile a Greenway, sedime che potrebbe già essere oggi attivato, aiuta probabilmente a sfruttare meglio proprio le potenzialità anche ambientali di questa zona. Rientrava in un sistema molto più complesso di tangenziale di Voghera, tangenziale che arrivava a Rivanezzano e veniva su a riqualificare la Voghera Varzi. Sono felice che almeno a questa è andato a compimento, per le altre vedremo se le risorse ci saranno in futuro.